Ciao a tutti, come sempre sono Giuseppe Tortorella e vi invito sempre a mettere iscrivetevi al canale e mettermi un mi piace. Allora, questa è una cernia grossa che vedo scendendo abbastanza profondo. Lei sta su un fondale di 36-37 metri. Io le arrivo quasi a tiro, poi mi rendo conto che non ce la posso fare con il fiato e risalgo sopra, ma con la coda dell'occhio vedo che lei risale sopra il ciglio e si va a mettere su un'altra, in un'altra zona e quindi riscendo e sbaglio il tuffo, vado un po' lontano. Comunque poi scendendo la vedo, sta lontana ed è sta fuori tana, sta lì pronta probabilmente a entrare in tana. La sparo, salgo sopra, metto in trazione in modo tale da impedirle ad entrare nella trana. Questo è importante, cercare sempre di mantenere in trazione, ma non esagerate perché ovviamente lo sforzo non deve essere fatto. Fortunatamente ho un mulinello eccezionale, quindi mi dà la possibilità di frazionare quanto voglio oppure non frazionare per niente. E stavo con un amico che adesso io in superficie vedrete, insomma, il resto della cattura come va. Ciao a tutti, alla prossima. Sul filo del pallone, non attaccare l'elica. L'ho preso a 33-34 metri. Bel pesce. Bello, eh? Ah, è stata tosta perché l'ho sparata fuori tana, fortunatamente. E quindi non si è potuta buttare in tana. Ho filato il mulinello, sono salito sopra, ho messo in trazione. Però sono sceso, stavo praticamente fuori. Va bene. È bello! E quando è bello, è bello! E ora metti quel frigo piccolino? Sì. Ok. Ok.